La differenza, la chiama Francesco, sta nell'aggettivo cattolico, da dare però mai per scontato. Papa Bergoglio si raccomanda così con una rappresentanza dell'AGESC, ricevuta in udienza stamane per i 40 anni dalla Fondazione, sigla che sta per Associazione Genitori Scuole Cattoliche, appunto. Francesco perciò coglie l'occasione e rammenta: sono il papà e la mamma i depositari del diritto e dovere primario e irrinunciabile di educare i figli, con annesso diritto a richiedere un'educazione conveniente per loro, integrale cioè ed aperta ai più autentici valori umani e cristiani. E quali sono, si chiede, i requisiti della scuola cattolica in specie, perché non sia solo un ripiego tra tutte le altre? Risposte: trasmettere una cultura integrale e non ideologica, favorire l'armonia delle diversità con un'educazione inclusiva. Un'educazione che faccia posto a tutti e non selezioni in maniera elitaria i destinatari del suo impegno. E infine distinguersi per la costante attenzione alla persona, specie le ultime, e non coi progetti infarciti di retorica. All'AGESC va un cordiale elogio per l'impegno di essere, dice il Papa, educatori secondo il cuore di Dio e della Chiesa, contribuendo al delicato compito di gettare ponti tra scuola e territorio, tra scuola e famiglia, tra scuola e istituzioni civili. Ripristinare il patto educativo, perché il patto educativo si è rovinato, il patto educativo è rotto e dobbiamo ripristinarlo. Infine un cenno alla crisi economica che, osserva il Papa, costringe molte scuole paritarie a chiudere, ma la differenza, ripete convinto, si fa sempre con la qualità, non con la quantità delle risorse. Perciò esorta e conclude: non svendete mai i valori umani e cristiani di cui siete testimoni in famiglia, nella scuola e nella società.